Nelle prossime puntate di Una Vita, Cayetana commissionerà l'omicidio di Teresa e Mauro, mentre Fernando uscirà di scena. Davvero clamorose le anticipazioni di Una Vita che oggi vi proponiamo grazie agli spoiler dalle puntate della soap di Aurora Guerra già andate in onda in Spagna, centrati sugli incroci di inganni tra Teresa, Fernando, Cayetana e Mauro. Ben presto, il tradimento della Sierra con il redivivo e sempre amato commissario Sanimiterio verrà scoperto grazie ai sotterfugi della Sotello Rosso, talmente desiderosa di vendicarsi di Teresa da causarle un aborto. Il povero Fernando si dovrà porre una domanda, dato che tra lui e Teresa non ci sono mai stati rapporti intimi, come è possibile che sia rimasta incinta? La soluzione del mistero sarà tanto semplice quanto sconvolgente per l'uomo, ovvero che sua moglie lo ha tradito. La verità verrà a galla con tutta la sua prorompente carica distruttiva quando ad Acacias ricomparirà Mauro, dato per scomparso da tutti ma invece vivo, vegeto e alquanto battagliero. Anticipazioni Una Vita, Cayetana vuole eliminare Teresa e Fernando. Decisamente scosso da tutto ciò, Fernando cadrà facilmente vittima della perfida Cayetana, intenzionata a liberarsi di Teresa, in quanto teme che la maestra voglia far finalmente emergere che è lei la vera erede dei Sotello Rosso, togliendole così tutto quello ha conquistato usurpando quel ruolo, seppur involontariamente, a causa dello scambio di persona intercorso tra le due quando ancora erano solo delle bambine. Per attuare il suo diabolico piano, Cayetana riuscirà a convincere uno sconvolto Fernando non solo a dare di nascosto a Teresa della potente droga per plagiarla e piegarla ai suoi voleri, ma anche ad abusare di lei quando la troverà priva di sensi. Ma Fernando, che comunque non è un uomo malvagio, diverrà preda dei sensi di colpa per l'atroce gesto compiuto. In seguito, durante un litigio con la stessa Cayetana, arriverà a colpirla in viso, rinfacciandole di averlo plagiato in un momento di debolezza. La denuncia e la decisione drastica di Fernando Mondragone. A questo punto, anche il Mondragone sarà considerato un ostacolo da eliminare da parte di Cayetana, che lo denuncerà alla polizia. Poco prima dell'arrivo degli uomini del commissario Mendes, Fernando confesserà tutto a Teresa e la metterà in guardia dalla cattiveria di Cayetana, facendole così capire che ormai la donna è un pericolo davvero grande per lei. Anche se Teresa deciderà di trasferirsi da Celia per evitare problemi, giunti a questo punto il momento della resa dei conti tra le due sarà solo questione di giorni, la Sierra vorrà riprendersi ciò che le spetta per diritto di nascita, la Sotello Rosso vorrà difendere tutto ciò che ha con ogni mezzo, persino l'omicidio. Una resa dei conti che Fernando non vedrà, in quanto si ritirerà in convento per espiare le sue colpe, non prima di aver chiesto perdono a Teresa e concedendole l'annullamento del matrimonio presso la Sacra Rota. Con queste vicende l'attore Ander Azurmendi abbandona definitivamente il cast di Una Vita, anche se sentiremo ancora parlare del personaggio da lui interpretato.